Amici sportivi, buonasera. Eccovi un po' per dimenticare la sfortunata prova della Juventus a Bruges e un po' per vedere dell'ottimo calcio l'altra semifinale della Coppa Campioni, quella che vede di fronte il Borussia di Mönchengladbach a sinistra in maglia bianca e gli inglesi del Liverpool alla vostra destra. Vedete ora l'azione dei tedeschi con l'ala destra De Ligt, che è subito controllata dal terzino inglese Hughes. Ricorderete che Borussia e Liverpool furono le finaliste della passata stagione. A Roma vinsero gli inglesi per 3-1. La prima partita di questa semifinale è stata disputata a Düsseldorf e ha visto la vittoria del Borussia per 2-1. Ma vi diamo subito le formazioni delle squadre. Per il Liverpool in porta Clemens, numero 2 Neil, numero 3 Smith, numero 4 Thompson, numero 5 Kennedy, numero 6 Hughes. All'ala destra troviamo Dalglish, quindi numero 8 Case, centravanti degli inglesi è Highway, numero 10 McDermott, numero 11 Sones. Una sola variante, quella appunto di Sones al posto dell'anziano Callaghan, così ha deciso Bob Paisley, il coach della squadra inglese. Per il Borussia di Mönchengladbach giocano Clef in porta, Fox e Hannes i terzini, numero 2 e numero 3, il vecchio Wittkamp che fa il libero in questa situazione ha il numero 4, quindi Bonhoff, uno dei migliori giocatori tedeschi che potrete riconoscere per il numero 5. Poi Völlers col numero 6, quindi il 7 è De Ligt, il sostituto di Simonsen, il grande assente di questa sera, Wimmer l'8, Nielsen 9, Kulik il 10, Henkes il numero 11. Vi abbiamo detto così le formazioni. Vi ricordiamo che l'arbitro di questo incontro è l'ungherese Palotai, che abbiamo visto di recente arbitrare Germania Federale Brasile e Juventus Ajax. All'Anfis Road tutto esaurito, non si trovano biglietti da una settimana, sono presenti 62.000 spettatori. Vi dicevo, il grande assente nelle file del Borussia è il danese Simonsen, pallone d'oro, vale a dire migliore giocatore per il 1977. Purtroppo il Borussia non può contare su questo prezioso elemento dal 18 marzo scorso. Simonsen infatti era assente anche in occasione della partita di andata con il Liverpool. L'assente di riguardo nelle file inglesi invece è Johnson, che si è distorto un ginocchio nell'ultima partita di campionato contro il Leicester, e dal suo posto viene promosso a titolare Highway, che era considerato fino a qualche settimana fa una riserva di lusso. Highway è un irlandese molto noto per chi segue le vicende internazionali del calcio, in particolare ovviamente del Liverpool. Ma veniamo alla partita, siamo al secondo minuto di gioco, vedete un'offensiva dei tedeschi subito sventata da Thompson, che è il libero del Liverpool, ora inquadrato, che si scambia spesso di ruolo con il compagno di linea Smith. È Bonhoff alla rimessa in gioco. Questi è Fox, la bandiera, il capitano del Borussia, uno dei migliori giocatori tedeschi, anche uno dei più anziani, 32 anni, 89 presenze in nazionale. Avete visto Neil che ha interrotto l'offensiva dei tedeschi ed ora la palla è a Case. Scambia ancora con Neil in posizione di ala destra in direzione di Dalglish, un elemento molto importante che è entrato nel cuore degli sportivi del Liverpool dopo che Kevin Keegan, numero uno del calcio inglese, ha, si può dire, tradito la propria squadra per passare all'Amburgo. E pochi giorni fa Keegan, intervistato a proposito di questa partita, si è espresso molto ottimisticamente in favore dei vecchi compagni. Ora è Sones alla manovra. In direzione di Highway, tiro di Kennedy e pronta parata di Clef. Kennedy è un mediano di spinta, uno dei più forti giocatori del Liverpool nazionale inglese. Rivediamo l'azione, ecco la conclusione di Kennedy da fuori area, la sicura parata di Clef, portiere del Borussia.
Non è azzardato dire che questa tra Liverpool e Borussia è l'autentica finale di questa edizione della Coppa Campione. Indubbiamente si tratta di due squadre che da parecchi anni sono al vertice del calcio internazionale. Tra l'altro furono protagoniste della finale di Coppa UEFA nell'anno 72-73. Vinse il Liverpool all'andata per 3-0. Vinse il Borussia al ritorno per 2-0, ma la Coppa passò agli inglesi per la differenza reti. Vi ricordo che la partita di andata ha visto il successo del Borussia ora all'attacco per 2-1. In quella occasione segnò il terzino sinistro tedesco Hannes, pareggiò Johnson a 3 minuti dalla fine, ma a 1 minuto dal termine Bonhoff, con un'autentica punizione bolide, riuscì a far chiudere in vantaggio la propria squadra. Borussia all'attacco. Questi è Henkes. Traversone, intervento di Smith. Ed è Neal che fallisce il rinvio definitivo. La palla comunque giunge a Case, che promuove il contropiede per il Liverpool. In direzione di Dalglish, ma interviene Hannes, uno dei più giovani, 21 anni. Hannes, vi ricordo, ha segnato il gol nella partita di andata ed ha una particolarità molto interessante: è cieco dall'occhio destro in seguito ad un incidente verificatosi da ragazzo. E ora Dalglish all'attacco, traversone in direzione di Kennedy, colpo di testa e rete. Siamo al 7° minuto e Roy Kennedy ha portato in vantaggio il Liverpool. 1-0 quindi, rivediamo l'azione molto bella. È stato un affondo di Dalglish, vedete, in posizione di ala destra, preciso il suo traversone, e Kennedy, specialista nei colpi di testa, non sbaglia da posizione favorevolissima. 1-0 per il Liverpool al 7° minuto del primo tempo nella seconda semifinale per la Coppa Campioni. A questo punto ovviamente la squadra inglese è qualificata per la finale ed è ancora l'ala destra Dalglish, che rivedremo ai prossimi mondiali con la maglia nazionale scozzese, che promuove questa iniziativa. Dalglish è un elemento molto importante, la punta vincente del Liverpool. E questa sera il suo contributo sarà particolarmente prezioso. Avete visto che da lui è nata l'azione che ha portato Kennedy in posizione gol e che consente quindi agli inglesi di iniziare alla grande questa partita difficilissima. Ancora Liverpool all'attacco. Intervento di Wittkamp, un giocatore molto esperto, è una della vecchia guardia del Borussia. Scambia con Völlers. La palla ritorna però agli inglesi, la muove Sönes verso Neal. Ancora Kennedy in posizione offensiva verso Hughes. McDermott. Dalglish è fermato, ancora Kennedy dal limite, ma interviene Bonhoff e allontana, fornendo un pallone utile a Delay. Lungo il traversone non interviene Nielsen, che Udo Lattek è con colpo di testa di Henkes. Nielsen, vi dicevo, è un centrocampista della formazione tedesca che questa sera Udo Lattek, l'allenatore del Borussia, ha schierato con la maglia numero 9, ma con evidenti compiti di copertura a centrocampo. A questo punto però la situazione è già parzialmente compromessa per i tedeschi e vedremo se il signor Lattek porterà delle varianti allo schema tattico del Borussia. Intanto avete visto McDermott fermato da Wittkamp in calcio d'angolo. In direzione di Smith, molto bello il suo colpo di testa e la pronta parata di Cliff.
Udo Lattek, il tecnico del Borussia, ha già delle esperienze non proprio favorevoli qui a Liverpool, che risalgono ai tempi in cui egli guidava il Bayern di Monaco. Disputò due partite, il Bayern sull'Anfield Road. Rimediò 1-0 la prima volta e fu seccamente sconfitto per 3-0. Manovra Nielsen per il Borussia. Nessun pericolo comunque per la porta di Clemens. Jimmy Case allontana in direzione di McDermott. Vedete com'è rapido il contropiede degli inglesi, ora affidato a Iwey. Si è spostato in avanti anche Smith, quindi Dolglish. Evita un avversario, McDermott, la palla rimbalza sul volto di Hannes ed è appunto Nielsen che allontana. Liverpool ovviamente favorito in questa partita. I tifosi locali non danno mai agli avversari la speranza addirittura di poter emergere in questo stadio, che è uno dei più famosi del calcio inglese, perlomeno da quando il Liverpool è assurto a prima stella del calcio internazionale. Vedete un tentativo di reazione da parte del Borussia, che il gol di Kennedy ha messo in evidenti condizioni di inferiorità. Il primo piano dedicato a Iwey, centravanti irlandese in forza da diverse stagioni a Liverpool. Questi è Fox. Kulik, traversone in direzione di Henkes, troppo lunga la palla, e ancora Jimmy Case si incarica di impostare la manovra offensiva per i compagni, quindi Smith. Thompson, uno dei giocatori più in forma del Liverpool, Emily Hughes, schierato con il numero 6 ma con evidenti funzioni di terzino sinistro. Avete visto un'entrata piuttosto dura di Bernie Vox ai danni di Iwey. Vox è giocatore di grande esperienza, uno dei punti di forza della stessa nazionale germanica, in azione Dalglish, sul quale interviene prontamente Wittkamp mettendo in corner. Fox, lo ricordiamo, l'anno scorso montare la guardia a Kevin Keegan non fu un duello molto fortunato per la verità per il giocatore tedesco. Ricorderete che quella sera a Roma Keegan diede autentico spettacolo e guidò il Liverpool alla conquista della Coppa Europa. È Iwey che batte l'angolo, respinta, colpo di testa di Kennedy, lo vedete sempre pronto, soprattutto nel gioco alto, ma questa volta il tentativo del mediano inglese si spegne oltre la traversa. Uscito non molto tempestivamente Cliff, questa volta gli è andata bene. Vediamo un'iniziativa del Borussia che si conclude però in fallo laterale. La rimessa sarà operata da Neil. Vedete come è modificato il gioco dei tedeschi, non aggrediscono più i loro avversari nell'altra metà campo, preferiscono aspettarli nel proprio settore, e ciò sorprende anche perché è un po' contro il temperamento della squadra tedesca, che è sempre stata piuttosto battagliera. Attacco del Liverpool, tiro di Sones, rimedia Fox scambiando col proprio portiere Cliff. Questo Sones, che potete osservare in primo piano, è un altro scozzese della squadra del Liverpool. Bob Paisley lo ha preferito all'anziano Callaghan, 35 anni, uno dei giocatori più popolari d'Inghilterra. McDermott in azione. Ancora Sones.
colpo di testa molto bello di Ai Weiwei in direzione di Dalglish, sul quale sono entrati piuttosto decisamente Wittkamp e Hannes, e quindi per il bravo giocatore scozzese nulla da fare. È Bonoff che promuove questa iniziativa per il Borussia. Gioco spostato sul settore destro, dove si avverte sensibilmente la mancanza di un giocatore di talento come il danese Simonsen, che è un po' il numero uno dell'attacco del Borussia. Ai Weiwei contro Fox, e questo è un duello ricorrente. Traversone di McDermott verso Case, ostacolato come avete visto da Nielsen, che come vi ho spiegato poc'anzi è un centravanti finto, è in realtà un centrocampista addirittura con maggiori attitudini difensivistiche piuttosto che offensive. La tattica prudente di Udo Lattek è comunque subito saltata perché, ripetiamo, dal settimo minuto del primo tempo Kennedy ha portato in vantaggio il Liverpool, ed è ancora Kennedy, vedete ora inquadrato, che scambia con Smith in direzione di Ai Weiwei, sul quale interviene prontamente Fox, scambia con Bonoff. Delai, dribbling molto rapido, ma a detta dello stesso Lattek intervistato nei giorni scorsi, uomo quasi pressoché negato al gol. Sono rarissimi i gol di Delai, mentre sono assai più frequenti quelli di Simonsen. Vedete che è stato fermato Bonoff da Smith, riesce a cavarsela Ai Weiwei in direzione di Case, traversone fallito verso Sones, ancora Ai Weiwei sul quale interviene piuttosto duramente Delai, l'arbitro Palotai, uno dei migliori internazionali, lascia correre. A questi livelli molto spesso l'arbitro decide di far giocare piuttosto che spezzettare il gioco con interventi spesso poco rilevanti sul piano dello sviluppo della manovra. Ancora Ai Weiwei in azione. Questi è Völlers, Bonoff, Nielsen, Völlers, traversone ciccato, palla a Dalglish che ritorna a dare mano ai compagni della difesa, si scambia il ruolo con Kennedy che avanza, e ora affrontato da Hannes. Bonoff e Kennedy, è stato uno dei duelli più interessanti in occasione della partita di Düsseldorf, e questa sera vedremo tra i due maggiori talenti del calcio internazionale chi la spunterà. Per ora evidentemente in vantaggio l'inglese, avendo realizzato il primo gol per il Liverpool. La palla a Smith, vedete quanto sia rilevante il contributo offensivo di Roy Kennedy, un elemento molto utile anche a Greenwood, il commissario tecnico inglese. È Bonoff che rimette in gioco, ma evidentemente Palotai ha riscontrato una irregolarità e pertanto la rimessa passa agli inglesi. Bonoff è un altro big del calcio internazionale, ha 26 anni, tra l'altro si dice che sia stato richiesto dopo che il MEC ha aperto le frontiere da parecchie società, e tra le altre si è fatta anche il nome della Juventus. Ai Weiwei in azione, fermato da Fox in calcio d'angolo.
come potete rilevare da queste prime immagini, è il Liverpool che mantiene l'iniziativa ed è ora in azione De Ligt, che è subito fermato dalla coppia centrale Thompson-Smith. Sbagliato il passaggio di Case, ma rimedia McDermott. Highway, Fox, non riesce a liberarsi il centravanti inglese. Hughes al tiro, deviazione di De Ligt e parata sicura di Cliff. Il primo piano è per Emelyn Hughes. Vi dicevo di Bonhoff, che è un giocatore di grande talento, è quello che ha segnato il gol vincente, ma ecco in azione Nielsen, pallonetto impreciso verso Clemens. Vi dicevo di Bonhoff, è quello che ha segnato il gol vincente nella partita di andata disputata a Düsseldorf a un minuto dalla fine. Si è trattato di un calcio di punizione violentissimo, che ha addirittura fatto paura a Roy Clemens, il quale è stato poi accusato dalla critica, dalla stampa inglese, proprio di viltà, di essersi abbassato anziché protendere i pugni. Ebbene, i tedeschi, che sono un po' degli specialisti di queste cose, hanno calcolato, non vi saprei dire con quali strumenti, la velocità del pallone scagliato da Bonhoff. Ed è stato calcolato che la palla in quel momento, nel momento di entrare in porta, viaggiava a 135 km l'ora. Credo che sia la prima volta che venga fatto un rilievo di questo tipo in una partita di calcio, perlomeno in qualcosa che abbia riferimento al calcio. Azione del Liverpool, avete visto Bonhoff, stavamo parlando di lui, che ha allontanato. La palla è ora manovrata da Smith. McDermott, Nielsen, questi è Wimmer, è un altro giocatore della vecchia guardia del Borussia, ora per la verità ci sembra un po' passato di cottura, come si dice in gergo. In effetti Lattek lo ha riproposto questa sera dopo averlo trascurato nelle ultime due partite di campionato. Evidentemente il tecnico tedesco conta molto sulla esperienza di Wimmer, un giocatore ormai di 34 anni. Azione del Liverpool. Pallone lanciato da Smith senza molto successo. Bernie Vox scambia con Wöhlers in direzione di Bonhoff. Avete visto pronto Kennedy a tentare di bloccare la manovra del diretto avversario. Questo è Kulik in direzione di De Ligt, subito fermato da Hughes. Ancora Kennedy verso Sones. Lungo lancio a Dalglish, che con Highway, ora in azione, si scambia spesso la posizione. Sono due punte molto rapide, molto agili, che spesso mettono in difficoltà col loro movimento i difensori avversari. Highway non ha un tiro micidiale, ma è dotato di scatto bruciante, di ottima mobilità e di dribbling indubbiamente rimarchevole. Vedete, l'azione dei tedeschi è stata bloccata ancora una volta e Dalglish, che torna più del compagno di linea a fornire questo pallone utile verso Case, scambio con McDermott, traversone fermato da Henkes, la punta, l'unica vera punta del Borussia, che torna evidentemente nelle situazioni di emergenza. Calcio d'angolo in favore del Liverpool. Lo batte Jimmy Case, vedete come è ostacolato Smith, comunque recupera ancora il pallone, lo serve in direzione di Neal,
pronto il traversone, ancora Hughes, pallonetto innocuo che Clef può controllare con assoluta disinvoltura. Ci viene riproposta questa azione e vedete che non costituisce certamente nessun pericolo per Clef il tentativo di Hughes. Ancora Kennedy in avanti. In fuorigioco. Ci sono tre stranieri, chiamiamoli così, nel Liverpool e vi ho già citato Dalglish, Highway e Sonnes. Ce ne sono due, uno oggi assente nel Borussia. Si tratta di Nielsen e di Simonsen, la cui assenza questa sera è particolarmente sentita dalla formazione tedesca che, come vedete, non è ancora riuscita ad organizzarsi seriamente all'attacco. Questo traversone, per esempio, è facile preda di Clemens. La respinta di Wittkamp. Da Sonnes in direzione di Case, traversone verso Highway, tiro di Kennedy. Ancora McDermott. Neil, che è uno specialista di questi cross in area. Hughes. Kennedy. Highway. Smith. Messo a terra da Nielsen. Vedete con quanta difficoltà il Borussia tenti di arginare l'offensiva scontatissima dei giocatori inglesi. C'è questo calcio di punizione in favore del Liverpool per fallo commesso da Nielsen. Vedete Smith liberato da un preciso pallonetto di McDermott e Clef è intervenuto molto bene. Rivediamo l'azione. McDermott, pallonetto molto prezioso per Smith che conclude bene, ma Clef è bene appostato e riesce a rimediare. È la seconda vera palla gol per il Liverpool. Fox ha mantenuto in campo una palla per Delay che non ha saputo approfittarne, anche perché è stato calpestato da Hughes, un difensore piuttosto rude contro il quale il giovane Delay si troverà certamente a mal partito. Questo è Kulik verso Vima, fallo laterale in favore del Liverpool. Smith, ancora Kennedy, pronto intervento di Wittkamp. Sonnes, ancora Smith che è libero, scambia con Thompson. Liberato dalla marcatura di Nielsen perché, come vi dicevo, gioca arretrato. McDermott. Hanno quasi sempre la meglio i giocatori inglesi sulle palle alte. Ecco Nielsen in azione difensiva. E vedete che lo sbarramento preciso dei giocatori del Liverpool all'altezza del centrocampo propone un'iniziativa. Thompson verso Dalglish, è trattenuto Kennedy da Bonoff, ma evidentemente non in modo tale da richiamare l'attenzione del signor Palotai. Sbaglia l'intervento ma rimedia Hannes. Dovrebbe attaccare il Borussia in questo momento, probabilmente lo vorrebbe, ma
è impedito chiaramente dall'insistente manovra del Liverpool. Avete visto un intervento piuttosto duro di Bernie Fox ai danni di Highway. Fox, lo ricordiamo, è destinato sempre a marcare l'uomo più pericoloso dell'attacco avversario. Lo ricordiamo avversario di John Cruyff nel finale di Monaco in occasione della vittoria dei tedeschi sugli olandesi. Anche per lui gli anni passano, ma si tratta indubbiamente di un grosso talento calcistico. Questo traversone di McDermott in direzione di Case non è stato sfruttato. È quella che stiamo seguendo, una partita con protagonisti piuttosto illustri, tutta gente che ha vinto parecchio in tutta Europa. Bernie Fox è indubbiamente uno dei più anziani e si appresta a guidare la Germania federale in occasione dei campionati del mondo. Vedete Völlers, l'intervento di Thompson piuttosto deciso ai danni di Wittkamp che si è portato in avanti. Ecco Thompson, uno dei più giovani del Liverpool, sicuramente uno dei più efficienti. Ecco Nielsen, centravanti arretrato, come vi dicevo. È Neil che ora manovra scambiando con McDermott, traversone in direzione di Kennedy, che gioca prevalentemente all'attacco, direi costantemente all'attacco. Hughes verso Sonnes. Vedete che anche il gioco del Liverpool non è che sia particolarmente fantasioso, finisce sempre per arrivare in zona di tiro col traversone alto. Jimmy Case mantiene il controllo della palla, ma l'arbitro Palotai ha rilevato un intervento scorretto da parte di Nielsen, punizione per il Liverpool. Solito pallonetto a spiovere e ancora una volta Kennedy riesce a far meglio di Bonhoff, senza peraltro riuscire a portare avanti la manovra. Questo è Enkens. Sonnes, vi abbiamo detto, è l'uomo nuovo del Liverpool. Ecco il tiro preciso di Dalglish, rete. 2-0 per il Liverpool. Avete visto ancora una volta la testa di Kennedy svettare più in alto nell'area tedesca e servire Dalglish, che con un perfetto a volo di sinistro ha infilato Cliff per la seconda volta. Rivedete l'azione. Probabilmente il portiere era anche coperto dal compagno Bonhoff, ma indubbiamente è stato un tiro di grande precisione. Vedete Dalglish, autore del secondo gol per gli inglesi, 2-0 quindi per il Liverpool, e adesso la vita diventa veramente difficile per il Borussia. Avete visto un gesto di quasi di rassegnazione da parte del portiere Cliff, che invita i suoi ad andare in avanti con questo lungo rilancio. Non ci pare sinceramente che questa sera l'attacco del Borussia sia all'altezza della tradizione. Indubbiamente l'assenza di Allan Simonsen si fa parecchio sentire.
e vedete come il Liverpool invece sia in grado di sostare costantemente nella metà campo avversaria e di arrivare spesso davanti a Cliff. Per il Borussia questa sera, ecco in azione Bonhoff, tiro deviato e comunque controllato con facilità da Clemens. Ci sembra questa sera che possa essere quasi un passo d'addio del Borussia. Vi abbiamo già riferito che alcuni dei suoi giocatori più importanti, più gloriosi, hanno superato la trentina. Un passo d'addio quindi verso dai vertici internazionali. Frattanto vediamo Bonhoff a terra, colpito all'occhio da una gomitata di Dalglish. Ecco Bonhoff, Rainer Bonhoff, indubbiamente in questo momento il numero uno della squadra tedesca. Avete visto la gomitata di Dalglish sull'occhio sinistro del giocatore tedesco. Dicevo, il Borussia, che per parecchie stagioni ha rappresentato forse la forza più irruente, la forza nuova del calcio internazionale, adesso si trova piuttosto mal partito, con alcuni giocatori importanti passati un po' di età e di condizione, e soprattutto in un'occasione così decisiva senza la sua punta di diamante, che lo ripeto per l'ennesima volta è il danese Simonsen, assente dai campi di gioco dal 18 marzo scorso, da quando cioè la giuria internazionale lo ha designato miglior giocatore europeo per il 77. Evidentemente questo riconoscimento non ha portato fortuna né a Simonsen e tantomeno al Borussia. Borussia che peraltro è sempre al primo posto a pari punti con il Colonia nel campionato tedesco, mentre il Liverpool in campionato non riesce ad essere così irresistibile come in Coppa Campioni. In questo momento si trova al terzo posto nella classifica, a ben 6 lunghezze dal Nottingham Forest, che guida il campionato inglese. Un'azione piuttosto confusa ed è McDermott che ha la palla per il 3-0, ma non riesce a sfruttarla dopo una clamorosa esitazione di Kleff, il portiere tedesco, per la verità ostacolato da Case nella situazione che potete osservare. Comunque McDermott aveva la palla per il terzo gol e l'ha mancata. Siamo alla fine del primo tempo, sono gli ultimi minuti, vedete che il modulo della partita non è cambiato, sempre il Liverpool all'attacco ed ora Sones prova con questo destro piuttosto timido che non procura difficoltà a Cliff. Intervento di Palotai per questa scorrettezza di McDermott. Lo ricordate certamente, il Borussia che fece fuori il Torino, che fece fuori la Juventus, non è certamente da paragonare con la squadra che adesso malinconicamente cerca di organizzare una offensiva in direzione di Clemens. Erano irresistibili qualche anno fa i tedeschi, adesso sono soltanto dei buoni giocatori, però indubbiamente sul viale del tramonto. 2-0 quando sta per finire il primo tempo. Vediamo Bonhoff, specialista per le rimesse laterali lunghissime, le vedete? Ma è ancora Sones che allontana e Clemens può osservare
con tranquillità quello che accade in campo, finora ha dovuto svolgere ben poco lavoro. Non riescono a emergere gli attaccanti tedeschi. Vedete Bonhoff sulla palla per battere una punizione concessa da Palotai per intervento scorretto di Smith ai danni di Nielsen. Non credo che tremi di paura Clemens in questo momento, evidentemente Bonhoff non può tirare direttamente a rete, cercherà un piede o la testa di un compagno, non lo trova perché Smith allontana subito e poi è Kennedy ancora di testa, Dalglish che è retrocesso, attende che si piazzino i compagni e con... Ma c'è un intervento che per la verità non avevamo rilevato da parte di Palotai, Kulik alla battuta verso Wimmer. È piuttosto spento Wimmer, non riesce a controllare il pallone in campo, rimediano gli inglesi affidando la palla a Clemens. Questa partita assiste anche Bizzotto in qualità di osservatore juventino, ma purtroppo la sua relazione non servirà a Trapattoni, in quanto è il Bruges il primo finalista di questa edizione della Coppa Campioni. Calcio di punizione in favore del Liverpool, abbiamo visto in una situazione analoga poco fa Jimmy Case liberare davanti a Cliff Smith, vediamo se viene riproposta questa azione. Case invece va direttamente al tiro che viene respinto dalla barriera tedesca. Hughes è ancora Kennedy a provarci di testa, ma Cliff questa volta è più pronto di lui. Sul portiere tedesco interviene piuttosto duramente Jimmy Case e vedete Palotai ammonire il giocatore inglese. Si tratta di Smith, non di Case. È Smith che non sembra convinto del provvedimento ai suoi danni da parte di Palotai, ma come avete potuto osservare, Cliff accusa qualche conseguenza per lo scontro con l'avversario. Questi è Wittkamp, pronto intervento di Thompson, Fox verso Wittkamp ancora. Una risposta piuttosto sgangherata da parte di Thompson, la palla è a Kulik in posizione di ala sinistra, interviene Neil. Gli scontri come vedete sono piuttosto decisi ma quasi mai scorretti e soprattutto non mi pare di riscontrare nell'atteggiamento dei 22 in campo quel tipo di vittimismo purtroppo famoso in certi altri paesi. Roy Clemens, portiere della nazionale inglese, alla battuta. Dalglish verso Highway, ma la palla è troppo lunga e si perde sul fondo. Liverpool ormai non rappresenta più il
calcio locale, ma addirittura tutto il calcio inglese, soprattutto dopo che la nazionale bianca, i cosiddetti maestri, sono stati eliminati dal campionato mondiale. Nel frattempo, vedete, il signor Palotai sancisce la fine del primo tempo, 2-0 per il Liverpool, marcatori Kennedy al settimo, Dalglish al 34esimo. Ed eccoci al secondo tempo, Liverpool sulla vostra sinistra, lo ricordiamo in maglia rossa, e subito all'attacco, secondo lo stile di questa squadra che, ripetiamo, non concede molto all'improvvisazione, ma si affida soprattutto al grande temperamento per risolvere ogni tipo di problemi. Vedete che Highway è sfuggito a Fox, traversone e rimedia Wittkamp in calcio d'angolo. È il primo minuto della ripresa, la situazione, ve lo ricordo, vede in vantaggio il Liverpool per 2-0 nei confronti del Borussia di Mönchengladbach. Calcio d'angolo, alla battuta è Highway. Situazione piuttosto difficile per i difensori tedeschi. Frattanto siamo in grado di comunicarvi gli altri risultati relativi alle partite di questo mercoledì internazionale. Erano in programma alcuni appuntamenti di rilievo. Per la Coppa UEFA si sono qualificati per la finale che si disputerà in due incontri. Ricordiamo che la Juventus, la detentrice della Coppa UEFA, si sono classificati, vi dicevo, il Bastia francese, che ricorderete ha eliminato il Torino, e il PSV Eindhoven olandese. Queste partite si disputeranno il 26 aprile e il 9 maggio. Per la Coppa delle Coppe, successo dell'Austria di Vienna nei confronti della Dinamo di Mosca per 5-4 dopo l'effettuazione dei calci di rigore. L'Austria di Vienna incontrerà nella finale di Parigi, in programma il 3 maggio prossimo, i belgi dell'Anderlecht. Il Belgio è la nazione che vanta pertanto due finaliste nelle coppe internazionali, particolare da sottolineare se si pensa che il Belgio non si è qualificato per i mondiali, essendo stato eliminato, come qualcuno di voi ricorderà, dall'Olanda. Altre nazioni rappresentate sono l'Austria, grazie all'Austria di Vienna, finalista nella Coppa delle Coppe, la Francia con la Bastia e l'Olanda con la Eindhoven. Probabilmente anche il Liverpool, visto come stanno andando le cose, ma è ora in azione Wimmer, il cui tiro è deviato in calcio d'angolo. È questa forse la prima autentica occasione per gli attaccanti tedeschi. Avete visto che Schmidt si è catapultato su Wimmer, salvando in calcio d'angolo. Duello Wimmer-Kennedy mentre Bono fa la battuta. Colpo di testa piuttosto maldestro, ma si tratta di una respinta di Neil, ed è Bono che ripropone praticamente un altro calcio d'angolo, questa volta battuta con le mani, libera autorevolmente Kennedy. Siamo al quarto minuto della ripresa, il Liverpool sta conducendo per 2-0, mentre il Borussia in questa fase sembra tentare una controffensiva.
che si propone però con calci piazzati. Avete visto una rimessa laterale, un calcio d'angolo ed ora questo calcio di punizione, sempre Bonhoff protagonista. La palla è respinta da Jimmy Case, che scatta subito in posizione di ala destra, scambia con McDermott verso Highway, è ostacolato piuttosto duramente da Völlers, pretenderebbe l'intervento dell'arbitro Highway, ma il signor Palotai questa volta non è d'accordo con lui. Semplice rimessa dal fondo e quindi nuova iniziativa da parte tedesca, affidata come sempre a Rainer Bonhoff, ora in azione. Kulik, ma è considerato irregolare il suo intervento ai danni di Sones. Questi è Thompson, scambia con Smith. Vedete Fox sempre prontissimo su Highway. Ancora un duello tra i due e intervento piuttosto duro, come sempre del resto, di Bonhoff. Che rimette in gioco in favore di Kulik, fermato da Sones. E mi pare un po' calato il ritmo della partita, forse perché l'iniziativa in questo momento è passata in mano tedesca. I giocatori del Liverpool evidentemente si limitano ad amministrare il consistente vantaggio, preferendo coprirsi ed evitare che un gol da parte tedesca possa rimettere in gioco tutto quanto. Intervento sempre molto autoritario di Roy Kennedy, che però sbaglia l'appoggio in direzione di Wimmer. Questi è Nielsen, Bonhoff ancora verso Wimmer, traversone senza esito. Vedete quale fascia copra per il campo Bonhoff, lo troviamo in difesa, all'attacco, a centrocampo, dappertutto, ma la sua buona volontà finora non è riuscita a rimediare alla differenza piuttosto chiara in favore della squadra britannica. È un discorso chiuso quello di Delay nei confronti di Hughes, pur trattandosi di un giocatore, come avete visto, molto veloce, non trova quasi mai il compagno di linea pronto al triangolo e da parte sua non mi sembra che ci siano delle risorse tali da poter arrivare in porta con azione personale. Vedete, questa volta Bernie Fox ha ragione in modo corretto del diretto avversario Highway, ed ora, scambiando con i compagni di linea, cerca di organizzare la manovra con Hannes. Bonhoff fermato dal solito Kennedy, intervento di Sones, un giocatore prezioso. Highway verso Dalglish, fermato, calciato alle spalle per la seconda volta, traversone di McDermott. Kennedy al tiro e parata sicura di Clef. Vedete però come le incursioni di Kennedy risultino insidiose e sempre in condizioni favorevoli di tiro, di colpire la porta avversaria sia di testa sia di piede. Tra l'altro il tiro di Kennedy è di potenza ragguardevole. Jimmy Case servito da fallo laterale, intervento piuttosto deciso di Hannes. Questi è Wimmer. McDermott alla rimessa, scambia con Neil. Lungo traversone, scontata la manovra di Neil.
è uno specialista di questi traversoni in aria, quindi Ai Wei, in lotta come sempre con Fox, gli riesce il traversone questa volta. Kennedy verso Case, abile il suo dribbling, tiro, rete! Terzo gol per il Liverpool, autore Jimmy Case, dopo una brillantissima manovra, un dribbling vincente e un tiro secco, imparabile per Cliff. Rivediamo l'azione del terzo gol inglese. Vedete ancora Kennedy protagonista nell'azione, sua l'idea di servire Case in questa circostanza, saltato letteralmente Völlers e poi a colpo sicuro Jimmy Case mette a segno la terza rete. Siamo ora alla mezz'ora della ripresa. Il Liverpool sta conducendo nei confronti del Borussia per 3-0. Avete visto poco fa la rete di Jimmy Case, che aggiunta a quelle segnate nel primo tempo da Kennedy e Dalglish, danno un bottino considerevole al Liverpool e ben poche speranze al Borussia. Azione condotta da Dalglish. Ai Wei è fermato da un intervento piedi uniti di Fox. Nel frattempo vi segnaliamo che il responsabile tecnico del Borussia ha operato due sostituzioni. Sono entrati Schäfer e Linen al posto di Völlers e Wimmer. La situazione però non si è sensibilmente modificata, perché è sempre il Liverpool a controllare con autorità la situazione. E ora in azione Hannes. È sempre Bonhoff il più intraprendente dei tedeschi. È chiaro che a questo punto il Borussia dovrebbe segnare due volte per riportarsi in vantaggio e sperare così di arrivare alla finale di Wembley, impresa che, mancando poco più di 10 minuti al termine, ci sembra alquanto improbabile. D'altra parte ci sembra di poter dire che il vantaggio del Liverpool è stato largamente legittimato, perlomeno per quanto abbiamo visto fin qui, da una prestazione convincente, mentre il Borussia è venuto meno non tanto sul piano del gioco quanto sul piano dello spirito, della combattività. Non abbiamo riconosciuto negli uomini di questa sera la formazione, ripeto, quasi irresistibile degli anni scorsi. È festa grande indubbiamente per i tifosi del Liverpool, che dimenticano così le ultime amarezze peraltro procurate dal loro comportamento, che non rispecchia affatto il famoso fair play inglese. Voi sapete che i tifosi del Liverpool sono tra i più turbolenti del mondo, spesso protagonisti di episodi poco edificanti, per stare bassi. È notizia proprio di ieri che le ferrovie inglesi avrebbero deciso di non dare più la possibilità alle famose carovane rosse, così vengono chiamate le spedizioni dei tifosi del Liverpool, la possibilità di viaggiare sui treni inglesi, perché troppo spesso sono stati maltrattati dalla tifoseria del Liverpool. Va detto però che Liverpool, al di fuori del calcio, rappresenta una faccia dell'Inghilterra non proprio ufficiale, perlomeno quella più pittoresca, la più popolare, la meno conosciuta dalle agenzie turistiche, tanto per farci capire.
Qui è nata la musica pop, Liverpool ha dato i natali ai Beatles, tutte le manifestazioni così di una certa esuberanza nascono da queste parti e poi casomai vengono promosse a livello internazionale dai londinesi. Ma indubbiamente Liverpool è una città interessante e questa squadra rappresenta un po' il suo stemma più prezioso. È una gioia immensa per Liverpool poter essere in questo momento la prima della classe del calcio britannico. Questo malgrado, lo ricordo, si sia privata l'anno scorso di un elemento importante quale Kevin Keegan, che come già vi ho riferito è stato ceduto ai tedeschi dell'Amburgo. Azione ancora di Linen. In occasione, ritornando a parlarvi del tifo degli ammiratori del Liverpool, in occasione della partita di andata, ecco, vedete che Nielsen è stato liberato in zona gol ma in posizione di fuorigioco e pertanto questa marcatura non viene convalidata dal signor Palotai. Vi dicevo, i tifosi del Liverpool, tornando da Düsseldorf in occasione della trasferta della loro squadra proprio contro il Borussia, ecco, potete osservare come la posizione di Nielsen sia assolutamente irregolare, hanno pensato bene di festeggiare quello che per loro era già un successo, cioè una sconfitta contenuta in trasferta, sul traghetto che li trasportava in Gran Bretagna, e per festeggiare naturalmente sono ricorsi al bar di questo traghetto senza però passare dalla cassa. Hanno fatto fuori tutto, hanno spazzolato tutto quello che c'era da bere, ma al loro arrivo in Inghilterra hanno trovato pronta la polizia e così alcuni di ragazzi che erano in questa comitiva, alcuni tifosi del Liverpool, si sono trovati a inneggiare per la loro squadra, però chiusi in prigione dove sono rimasti alcuni giorni. Liverpool è famoso, oltre che per i suoi giocatori, soprattutto per i tifosi, che probabilmente i romani ricorderanno l'anno scorso particolarmente esuberanti in occasione della finale proprio col Borussia. E quando il 10 maggio il Bruges si presenterà a Wembley per contendere la Coppa alle Furie Rosse, troverà un'accoglienza molto calda, molto pittoresca. Sentite i canti? Questa sera si sfodera tutto il repertorio sulle tribune dell'Anfield Road. La squadra di casa sta viaggiando alla grande, sta rispettando speranze e previsioni, sta avvicinandosi ad una conferma molto attesa al vertice del calcio europeo. Ci pare che abbiano perso anche la proverbiale perseveranza teutonica i tedeschi, sono, almeno così ci pare, piuttosto rassegnati, e queste ultime battute di Liverpool-Borussia servono giusto a sottolineare la differenza esistente in questo momento tra i due complessi. Va detto che da un anno a questa parte il Liverpool perlomeno è rimasto all'altezza della sua fama, mentre il Borussia ha compiuto un evidente passo indietro. Questa volta è in fuorigioco Kennedy. Rispetto alla finale di Roma non c'è assolutamente dubbio che il Liverpool, azione di Delay,
libera McDermott in calcio d'angolo. Dicevo, rispetto alla partita di Londra, di Roma, non c'è dubbio che è stato il Liverpool a compiere dei progressi sensibili. Vedete questo affondo di De Ligt? È l'intervento difensivo di McDermott. Roy Clemens richiama all'ordine in queste ultime battute i compagni della difesa. Parte il calcio d'angolo battuto da Schäfer ed è proprio Clemens che, come vi dicevamo all'inizio, era stato un po' messo sotto processo per quella famosa punizione di Bonhoff che l'aveva trapassato. Questa sera Clemens non ha, direi, avuto l'opportunità per ribadire la propria classe, perché in effetti è stato troppo poco impegnato nelle poche occasioni, comunque se l'è cavata da campione. Quindi a questo punto mi sembra di poter dire che la finale della Coppa dei Campioni sarà disputata, oltre che dal Bruges, anche dagli inglesi del Liverpool, e pertanto ecco una conclusione di Sonnes che finisce alta, e pertanto due nazioni escluse dai mondiali in Argentina avranno, se non altro, questa soddisfazione di battersi per un titolo, per un primato molto importante, quello appunto della Coppa Campioni. Sta a voi decidere se avete avuto occasione questa sera di assistere alle due partite, sta a voi decidere, dicevo, quali delle due squadre abbia le maggiori probabilità di aggiudicarsi la Coppa. Personalmente mi sembra che il Liverpool sia qualcosa di più del Bruges, perlomeno del Bruges che ho avuto occasione di osservare a Torino in occasione della partita vinta dalla Juventus per 1-0. Ancora un'iniziativa però, vedete, condotta con una certa timidezza da parte degli attaccanti del Borussia. Bob Paisley, vedete, segnala, mancano 3 minuti alla fine. Bob Paisley è stato per tanti anni un assistente del famoso Bill Shankly, un allenatore addirittura da leggenda per il Liverpool, che un bel giorno si è stancato e ha deciso di andare in pensione. Quando i dirigenti della squadra del Liverpool si sono trovati nella circostanza di dover provvedere alla sua sostituzione, qualcuno fece il nome di Paisley, che era sempre stato prima di allora un personaggio piuttosto trascurato, un tipo timido, che improvvisamente però, portato alla massima responsabilità, è riuscito a cavarsela alla grande. Infatti il Liverpool, come vi dicevo, da due stagioni è una delle migliori, se non la migliore, squadra europea di club. Bob Paisley, l'allenatore, 54 anni, è indubbiamente uno che in questa vicenda ha dei grossi meriti. Si canta e si beve sulle tribune dell'Anfield Road. Sarebbe interessante seguire questa sera la notte brava dei tifosi del Liverpool, ma potrebbe anche rappresentare una esperienza pericolosa, perché sapete, da queste parti ecco ancora Highway cerca la soddisfazione personale, la meriterebbe, ma la sua conclusione di sinistro finisce abbondantemente sul fondo. Highway, uno dei beniamini del pubblico del Liverpool, vedete come si è liberato bene, è un po' l'azione che ha dato il successo a Jimmy Case in occasione della terza segnatura. Non è riuscito il tentativo di Highway, che comunque rimane un personaggio da seguire nelle vicende del Liverpool e del calcio internazionale. Sentite il coro dei tifosi
è l'aspetto forse più pittoresco, più gradevole. Udo Lattek parlando di questa cornice ha detto nei giorni scorsi: l'inferno al confronto è roba da ridere. Mi sembra che abbia un po' esagerato, ma ha reso se non altro l'idea. È chiaro che questa sera all'inferno, purtroppo per lui, ci sono andati i giocatori del Borussia, anzi direi che sono andati proprio arrosto, perché quasi mai hanno dato la sensazione di poter replicare efficacemente alla sostanziale superiorità degli inglesi. Il tempo è scaduto ed infatti in questo istante l'arbitro Palotai decreta la fine della partita e quindi il successo del Liverpool nei confronti del Borussia per 3-0. Vi ricordo le marcature: al settimo del primo tempo Kennedy, al 34esimo Dalglish, al nono della ripresa Jimmy Case. Il Liverpool pertanto giocherà la finale della Coppa Campioni a Wembley il 10 maggio prossimo, affrontando i belgi del Bruges, questa sera vittoriosi sulla Juventus. Con queste immagini noi ci congediamo e auguriamo a tutti buonanotte.